anno 1476, Valacchia. Una grande guerra in furia tra Dracula e l'umanità, e proprio quando sembrava che tutto fosse perduto e che per l'umanità non ci fosse più speranza, un campione è asceso, vincendo la notte, il cacciatore di vampiri più accanito della Transilvania dell'epoca, Trevor Belmont, o Belmont, discendente di Leon Belmont, il mitico capofamiglia dell'eroica famiglia di Vampire Hunters. Trevor ed i suoi compagni hanno annientato Dracula, confermando una vittoria gloriosa, non senza fatica, ma assicurando la salvezza per l'umanità tutta. Nonostante questo, il male non si è spento in silenzio. Con le sue ultime parole, Lord Dracula ha lanciato una terribile maledizione che ha scatenato, nell'intera Europa, una spirale di tormento e miseria. Saccheggiato dalle piaghe e dalla carestia e derubato della speranza, il cuore dell'uomo divenne nero ed inclina alla violenza, o peggio all'omicidio. I deboli sono stati soppressi senza pietà, mentre i territori venivano depredati e devastati senza rimorso da bande di umani apparentemente impazziti. Sono passati 3 anni dalla morte di Dracula e la sua maledizione non sembra voler cessare. Questo è ciò che accade nel 1479, dopo 3 anni dal trionfo di Trevor Belmont sul Signore del Male, e proprio nella Valacchia gli effetti del passaggio di Dracula si avvertono più che in ogni altro luogo. Qui sono ancora presenti alcuni degli alti generali di Dracula, coloro che lo hanno assistito nel suo folle tentativo di distruzione della razza umana. In questa landa ormai resa eretica e malvagia dalla maledizione, troviamo Hector, un giovane fabbro demoniaco, il quale aveva lavorato sotto gli ordini di Dracula 3 anni prima. La storia di Hector è una di vendetta. Egli aveva tradito Dracula mentre era ancora in vita, perché nonostante odiasse gli umani tanto quanto il malvagio vampiro, Hector non condivideva i modi di fare del Signore Oscuro, in particolare i modi brutali di trattare le forme di vita che lui, in quanto fabbro, proteggeva e tutelava. Hector lascia il castello e rinuncia ai suoi poteri per poter tornare a vivere come un semplice umano. Ma proprio nel 1479, dopo che la promessa sposa di Hector, di nome Rosalie, era stata accusata di stregoneria e bruciata a rogo, Hector apprende che si trattava di una macchinazione del suo ex compagno fabbro, Isaac. Da questo momento Hector cerca vendetta, rintracciando il suo ora nemico giurato e tornando alla vita di un tempo, fatta di forgiature diaboliche a contatto con l'occulto e con lo scopo di onorare la memoria dell'amata. Dal canto suo, Isaac ha deciso di rimanere fedele a Dracula, anche dopo la morte di quest'ultimo. Convinto che Hector fosse la causa della disfatta del suo maestro, Isaac lo rintraccia e appunto saboda la sua tranquilla esistenza in maniera brutale, adescando l'ex compagno in un castello abbandonato con l'obiettivo di riportare in vita Dracula. Hector ha quindi giurato di fargliela pagare con la vita, utilizzando tutti i mezzi necessari e quindi facendo appello anche ai suoi poteri sopiti da anni. Dopo un confronto iniziale tra i due, Hector inizia a inseguire il nemico giurato per tutta la campagna transilvana, incontrando diversi personaggi rilevanti durante il tragitto. Per esempio, egli incontra una certa Giulia, la quale somiglia moltissimo alla sua defunta fiancée Rosalie, e gli dà assistenza. O addirittura un gentilissimo uomo di fede, di nome Zed, che gli offre delle informazioni preziose riguardo la posizione di Isaac. Tra gli incontri più strani troviamo quelli con Saint Germain, un viaggiatore nel tempo a dir poco misterioso, che lo spinge a desistere dalla sua vendetta, e poi una serie di incontri con Trevor Belmont in persona, inizialmente ostile ma che poi si rivela un valido alleato per il nostro Hector. È proprio con l'aiuto di Belmont che Hector riesce a entrare nel corridoio infinito, un passaggio nel tempo e nello spazio che trasgredisce tutte le regole della realtà per come la conosciamo. Un luogo ideale dove nascondersi se non vuoi farti trovare dal tuo acerrimo nemico, e dove Hector pensava che Isaac si stesse appunto nascondendo. Sfortunatamente gli viene tesa una trappola e Hector riesce ad evocare con l'inganno proprio il Castlevania, il castello di Dracula che risorge dopo 3 anni di sonno. Qui trova Isaac e i due ingaggiano un combattimento all'ultimo sangue. Nel corso della lotta Hector viene quasi del tutto consumato e sopraffatto dalla maledizione proprio nel momento in cui sta per prendersi la sua vendetta su Isaac. Quando il nostro fabbro, in preda alla rabbia, è sul punto di uccidere Isaac, il ricordo di Giulia lo ferma ed egli nota come la maledizione lo abbia accecato. Appare dunque Zed, che conferma le parole della donna e spiega che il suo piano originale era sempre stato quello di riportare in vita Dracula. I due fabbri dovevano infatti combattere fino all'ultimo sangue, in modo da poter utilizzare il corpo di Hector, macchiato del sangue del nemico, come contenitore per il risveglio del male incarnato. Nonostante questo, la sconfitta di Isaac fu abbastanza da risvegliare Dracula dai morti, anche se indebolito. Il corpo di Isaac viene infatti sfruttato come contenitore dalla morte in persona per risuscitare Dracula, un destino che doveva toccare ad Hector secondo i piani originali.
Oramai il carburante di Hector non era più solo la vendetta, ma anche la volontà di avere una resa dei conti col suo vecchio maestro, oltre che l'affetto per Giulia. In ultimo, riesce a trarre vantaggio dagli impedimenti del vampiro appena ridestata dall'oltretomba e ce la fa a sconfiggerlo ed a rompere la maledizione, dando fondo ai suoi poteri da fabbro. Alla fine, Hector decide di restare con Giulia nelle montagne, dove custodisce i suoi amici demoni, aiutandoli a nascondersi dagli umani. Tutto è bene quel che finisce bene, non è vero? Se non fosse che alla fine appare Saint Germain, dicendo di essere un viaggiatore proveniente da un'epoca notevolmente avanzata negli anni, in cui Dracula è tuttavia ancora presente, e specifica anche di essere tornato indietro nel tempo perché preoccupato per la stabilità della linea temporale. Hector ha quindi avuto il suo lieto fine, ma la lotta dell'umanità contro le creature della notte è tutt'altro che conclusa. Ragazzi, dai Deki per ora è tutto, e noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento della timeline. Alla prossima!